Voglio chiedervi un applauso per Vito Crimi. La prima linea di questo gruppo parlamentare, quello che si è scontrato contro il muro in cemento armato che era il palazzo, che era il sistema mediatico, che era anche il sistema delle lobby finanziarie che cercarono di schiacciarci all'inizio. E Vito è anche la persona che ci ha accompagnato in quei tre mesi. Allora, siccome stiamo concludendo, chiedo a Alessandro Di Battista di risalire sul palco. Chi è che sta facendo le foto? No, io volevo dire un paio di cose su questo, perché nessuno in quei mesi, scusami Alessandro, pensavo che fossi tu. Volevo dire che in quei mesi nessuno avrebbe potuto fare meglio, ve lo posso assicurare. E dopo quei primi tre mesi che hanno capito di che pasta eravamo fatti e che il movimento non si potesse distruggere semplicemente con un po' di propaganda e falsità. Detto questo, io ieri ero a Milano, abbiamo fatto un palco con Beppe Grillo, siamo stati insieme, abbiamo parlato ai cittadini, lui è stato sul pullman con noi e io ho detto una cosa: non avrei mai immaginato un anno fa di dover presentare io, Beppe Grillo, ai cittadini che ci stavano ad ascoltare. La cosa è andata così, eravamo in 4-5 sul palco, abbiamo fatto il nostro intervento e poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine del tuo intervento presenta Beppe Grillo. Era sempre stato il contrario, Beppe saliva sui palchi, parlava, attirava gente e poi dopo presentava noi e la gente scappava via. Molto spesso le persone non rimanevano ad ascoltare i candidati, venivano per ascoltare Beppe. E ho detto anche una cosa di cui sono fermamente convinto: guardate, l'anno prossimo sono 10 anni che esiste il blog di Beppe Grillo. Il blog di Beppe Grillo non è stato solo un blog, per molti di noi è stata quella che i partiti chiamavano la scuola politica e ci ha insegnato che la scuola politica non è indottrinare persone, ma invogliarle a partecipare direttamente sul campo ai problemi del territorio. Ed è man mano che tu affronti i problemi del territorio, ed è man mano che ti scontri con la partitocrazia, con le lobby e anche con i cittadini disinformati, che tu impari qual è il metodo per restare onesto e per essere trasparente all'interno della politica. E l'anno prossimo quel blog compirà 10 anni. E io sono sempre convinto del fatto che se Beppe e Gianroberto Casaleggio non avessero avuto quell'intuizione nel 2005, tutto questo non esisteva. Probabilmente voi stavate ancora a parlare di Berlusconi e anche per l'intervento. Abbiamo sempre detto, Beppe in primis, che questo movimento si sarebbe trasformato. È un movimento, si muove, si trasforma. E allora dal blog siamo passati ai meetup, dai meetup siamo arrivati ai consiglieri comunali e ai consiglieri regionali, siamo arrivati ai sindaci. Nelle città dove stiamo governando stiamo dimostrando di saperlo fare ed è una cosa che deve dare sempre più credibilità a questo movimento come forza di governo. Poi siamo arrivati in Parlamento e abbiamo dimostrato, oggi avete avuto la possibilità di ascoltare quasi mezzo gruppo parlamentare della Camera e mezzo gruppo parlamentare del Senato. Avete ascoltato quelle persone che io ascolto ogni giorno in aula parlare di legge elettorale, affrontare i vecchi partiti e vincere sempre a man bassa, perché noi abbiamo i temi e loro hanno le chiacchiere. E io quando guardo queste persone, guardo i futuri ministri di un governo, guardo i futuri sottosegretari, i futuri viceministri, a quelli che stanno dall'altra parte, che stanno tra i banchi del governo, ha solo da insegnare con onestà ed entusiasmo. E siamo arrivati ad oggi che i parlamentari arrivano qui e riempiono un auditorium senza che ci sia Beppe,
E Beppe ci ha confessato che è contento perché si sente meno responsabilità. Adesso le responsabilità le stiamo dividendo sempre di più su più persone, sui consiglieri comunali, sui consiglieri regionali, sui meetup. Alle prossime europee tocca a voi, noi siamo dentro al Parlamento italiano, tocca a voi candidati al Parlamento europeo. E poi ricominceremo dalle regioni, dai comuni. E che succederà? Succederà che questo movimento continuerà a trasformarsi e continuerà ad esistere se siamo convinti di una cosa, che nessuno è indispensabile, ma tutti insieme la nostra unione è essenziale, e anche l'unione con Gianroberto Casaleggio e con Beppe Grillo è essenziale perché questo movimento vada avanti. E l'unica cosa che potrà distruggere questo movimento sarà il movimento stesso, quando comincerà a combattersi al suo interno e a fare parte. Da Napolitano, che ruolo aveva Grillo per andare da Renzi? Semplice, quello che ha sempre avuto. Noi siamo una normale lista civica, come sono nate in tutta Italia per 20 anni, nei comuni, nelle regioni. Ma cosa abbiamo avuto in più? Abbiamo avuto il megafono, una visibilità mediatica che ci dava Grillo e che ha permesso di trainare gente come questa in Parlamento senza mai voler entrare in Parlamento lui o Casaleggio. Io ho la più alta carica che il Movimento 5 Stelle abbia mai ricoperto. Poteva ambire a questa carica Grillo o Casaleggio in questi anni, e invece hanno dato la possibilità a cittadini qualsiasi di partecipare, essendo e rimanendo coerenti con quella che era l'idea iniziale: persone normali in Parlamento, noi dentro, voi fuori, loro a fare comunicazione, a fare rumore. E così il movimento in 3 anni è potuto arrivare a 9 milioni di voti. Una cosa che noi dimentichiamo sempre perché ci hanno massacrato, ma noi in 3 anni siamo arrivati a quasi 9 milioni di voti. 9 milioni di voti! E se i cittadini italiani avessero avuto un poco di fiducia in più, io ho fatto i calcoli, ci servivano 500.000 voti in più per prendere il premio di maggioranza alla Camera dei Deputati, circa 500.000 voti in più che non venivano dall'astensionismo ma dal voto che altri cittadini hanno dato al PD e al PDL. Saremmo arrivati al premio di maggioranza alla Camera e avremmo potuto dettare noi le regole del gioco al di là del Senato. Allora la speranza credo che debba andare avanti, perché se noi in 3 anni con questo meccanismo, molto spesso sbagliato, siamo arrivati a quel risultato, adesso ci apprestiamo a fare le europee, noi possiamo arrivare anche a governare questo paese, governarlo dall'Europa dove si prendono gran parte delle decisioni e governarlo dal Parlamento italiano e da Palazzo Chigi, perché vi ho detto, nessuno ha niente da invidiare di queste persone, nessuno ha niente da invidiare ai membri del governo. Grillo ci sarà, penso, nei momenti di massima copertura mediatica, lì dove lui incarna ancora uno spirito che incarnano sempre più persone, che è quello dell'intransigenza e quello di sbattere in faccia la verità. L'importante è restare se stessi. Grillo è andato da Renzi e ha fatto quello che fa da 30 anni. Se è andato lì e avesse avuto un atteggiamento, diciamolo, alla Di Maio, voi non ci avreste mai creduto che quella era una persona sincera, come se io facessi Grillo, come se Di Battista facesse Casaleggio. In realtà ognuno di noi ha il proprio carattere e io credo che l'unica cosa che salva questo movimento è proprio il fatto che ognuno resta se stesso. Io sono io, lui è lui e Grillo è Grillo. Man mano che andremo avanti questo movimento si trasformerà, assisteremo a tante trasformazioni, finché sarà in movimento ognuno di noi avrà la sua opportunità, ma non dimentichiamoci mai perché siamo qui, perché è nato quel blog e noi ce lo dobbiamo dire chiaramente, perché da quando è nato quel blog è nata un'idea diversa di comunicazione e di rete. E vi faccio un esempio su tutti: andiamo in televisione, andiamo a Porta a Porta, che oggi fa massimo 1 milione di telespettatori, fino a 4 anni fa faceva 10 milioni. È cambiato totalmente il metodo di informare. Il blog di Beppe Grillo arriva in strategia di rete a 2 milioni di persone al giorno. Sta cambiando tutto. Noi non facciamo più i comunicati stampa, facciamo i tweet come li fanno i presidenti del Consiglio e i ministri.
cioè si sta avverando quella che era poi l'idea del blog, dei meetup e della partecipazione in rete. Io credo che queste cose le stiamo dimostrando sul campo e le stiamo dimostrando giorno dopo giorno, e non ci fermerà mai nessuno se restiamo convinti del fatto che la strada per andare avanti non è guardare ai partiti che ci hanno portato indietro negli ultimi 20 anni, non è copiare da loro, sono loro che stanno copiando da noi goffamente, e man mano che provano a copiarci si danno delle coltellate. Perché ogni volta che sbarcano in rete si beccano i commenti, perché ogni volta che provano, anche per finta, ad abolire il finanziamento pubblico ai partiti, si trovano contro i dipendenti dei loro partiti che cominciano a fargli la guerra e cominciano ad uscire fuori le inchieste giudiziarie. Finché noi andremo avanti e gli altri proveranno a copiarci, io sono sicuro che si autodistruggeranno da soli. Ed è proprio la fine, la scena finale delle Iene, quella in cui si sparano tra di loro, quello che succederà. Noi andremo avanti e loro continueranno a farsi male da soli. Io sono orgoglioso di far parte di questo movimento perché è rimasto se stesso negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni da quando è nato, resta nei suoi principi e continua a coltivare un principio su tutto, che è la partecipazione. Io fino a un anno fa non avrei mai pensato di fare il vicepresidente della Camera, e oggi quando lo faccio ricordo sempre che tornerò a fare il cittadino comune e toccherà poi a voi. Grazie.